acquata anche per noi, no? Ho capito. Beh. Allora vediamo. Quindi abbiamo capito. Però io, guardi, nella verità non ho capito bene questa cosa del controllo delle nascite, come si farà e lei che cosa propone? Si farà o non si farà, ma questo dipende, mente, non dipende da noi. No, Hanno trovato insomma delle risoluzioni, però la Chiesa Cattolica e quella islamica, diciamo così, insomma, sono contrarie a queste risoluzioni che hanno trovato. Quindi come si fa? Diciamo le posizioni della Chiesa Cattolica e le posizioni della religione islamica e dei paesi islamici convergono sull'obiettivo, ma sono molto diversi sulle premesse, no? E direi che il problema della Chiesa Cattolica è più un problema di fede, un problema religioso, non è un problema, non è scientifico, non è un problema. Bene, sì, però se la fede può ostacolare, voglio dire, delle risoluzioni così importanti come quelle dell'ONU, come si fa? Che si fa? No, ma anche qui bisogna essere un pochino più calmi nel valutare le cose. È importantissimo che al Cairo le risoluzioni che verranno prese siano votate all'unanimità. Questa è una cosa importante. Alle Nazioni Unite tutto viene votato all'unanimità, questo da sempre. Questo è uno dei grossi problemi delle Nazioni Unite, è proprio questo, quello che le risoluzioni devono essere accolte all'unanimità. E quindi c'è tutto un gioco della diplomazia. Dei vari paesi, questa è una conferenza politica, guardate bene, non è una conferenza scientifica. Gli scienziati hanno fatto il lavoro preparatorio alla conferenza, è una conferenza politica, sono le delegazioni nazionali degli stati che intervengono, che parlano, che fanno proposte e che si accordano. Allora è chiaro che l'aspetto della diplomazia è un aspetto molto importante. Io ho fiducia in questo senso, troveranno un compromesso. D'altra parte la posizione vaticana è una posizione di assoluta minoranza, anche se dalla stampa appare così in primo piano, diciamo così, no? La posizione del Vaticano, ma in realtà se si guarda l'intero pianeta è una posizione di minoranza. Ci sono dei paesi che seguono le direttive vaticane e altri viceversa che le considerano per quello che è giusto considerarle, cioè come la posizione di un paese che è lì rappresentato, la città del Vaticano. La Santa Chiesa, la Santa Sede. Quindi secondo me al Cairo si troverà l'accordo su un escamotage per non costringere il Vaticano a rifiutare le risoluzioni della conferenza. La posizione degli islamisti è però, diversa. Scusi un attimo, la risoluzione sono il controllo delle nascite, in parole povere. La risoluzione è cioè la contraccezione praticamente o no? Ma sì, ma questo, ma le Nazioni Unite non è che hanno inventato la contraccezione ieri o che la portino a questa conferenza. La contraccezione è un fatto sociale, è un fatto culturale, è un fatto che c'è nel mondo da sempre e in tutte le conferenze precedenti se ne è parlato. La conferenza del Messico, cui ho partecipato come delegato, ha affrontato il problema del controllo delle nascite nei termini in cui sembrava opportuno parlarne allora, 10 anni fa. La situazione era un po' diversa da oggi, eh? Meno drammatico ovviamente, no? Perché ancora si Io però, mi scusi un attimo professore, volevo fare un esperimento anche con le ragazze per far capire con quale velocità nascono i bambini, per esempio, come posso dire, in India. Ecco, vi faccio una cosa, insomma, vi faccio un esempio. Allora io batto le mani con la frequenza in cui nasce, con cui nascono i bambini oggi come oggi in India. E voi battete con me le mani per rendervi conto con che frequenza. Questa è proprio la frequenza con cui nascono.
l'Italia che è crescita zero, cioè non si cresce, la popolazione è ferma, non cresce, può anche scendere, cioè fra qualche decina di anni, per esempio, forse non ci saranno più italiani, è vero? Ti corregga, se sbaglio. No, sì, non ci mancheranno magari, però ci vorranno. Sì, ma questo è un esercizio di proiezione molto, molto meccanico, no? Presume che non succede niente da qui a 30 anni, se da qui a 30 anni non succede niente e tutto rimane come adesso, saremo ridotti della metà. Tra un centinaio d'anni, se dai 60 milioni scarsi che siamo adesso, saremo un po' più di 15 milioni. Ma questi sono esercizi previsibili, ripeto, il futuro non si può immaginare oggi uguale al